settimana è stata dal punto di vista del morale e le condizioni generali della, della squadra. Allora, è chiaro che la vittoria di Caserta per noi è stata molto molto importante. Quando vinci riesci a lavorare con più serenità, però so bene i pericoli che la partita domani nasconde, quindi dobbiamo essere molto determinati a fare una grande partita contro una squadra forte, contro la seconda squadra più esperta del campionato, una squadra che ha giocatori molto molto bravi in campo, giocatori esperti, forti, una squadra che nelle ultime 9 partite ha perso solo una volta a Catanzaro, ha vinto 4 volte, battendo tra le altre anche il Trapani, pareggiando con Lecce. Una squadra da prendere sicuramente con la massima attenzione, la massima determinazione, anche perché noi dobbiamo assolutamente, come dire, dare continuità e non far sì che magari la vittoria non bella ma importante di Caserta non rimanga un episodio. Dal punto di vista della condizione generale, torna Ordoria dopo il turno di squalifica, per il resto? Sì, in generale diciamo tutti bene, abbiamo ancora qualche piccolo problema con Diallo che non ha recuperato appieno e poi Sasà ad Ancora ha avuto un trauma durante la settimana, quindi aspettiamo la settimana prossima per capire l'entità di questo infortunio, quindi diciamo che sono gli unici due non convocati, gli altri ci sono tutti. Mister, obiettivo quota 26, per raggiungere questa quota al giro di boa, che tipo di bisceglie domani dovrà scendere in campo? Dovrà scendere un bisceglie in grado di prendere 2 punti, perché sennò 26 non ci arriviamo. Per prendere 3 punti dovremo fare una grande grande partita, ripeto, contro una squadra molto forte, soprattutto in avanti, a uomini di esperienza in ogni reparto, e quindi ci vorrà veramente un bisceglie tosto, determinato, umile, intelligente per venire a capo di una partita che non è facile. Mister, il Fondi è una squadra che ha cambiato anche modulo, oltre che allenatore, forse ha trovato una dimensione in queste ultime gare, ha fatto, come ha detto lei, 8 risultati utili nelle ultime 9 partite. È una squadra che apparentemente all'inizio della stagione era stata indicata dagli addetti ai lavori come una probabile candidata alla retrocessione. Forse la situazione in classifica del Fondi è l'ennesima conferma che in questo campionato non c'è niente di scontato. Assolutamente no, se voi vedete l'elenco dei calciatori del Fondi, c'è gente che ha fatto la A, la B per tanti anni e quindi sarà una partita dove dovremo assolutamente stare attenti ad ogni singola palla, ad ogni episodio, perché hanno calciatori in grado di determinare e noi dovremo essere bravi a, come dire, a limitare la loro forte potenzialità e cercare di sfruttare quelle che possono essere le nostre armi per far male a loro. Rispetto alla partita in casa col Siracusa, che comunque ha lasciato molto l'amaro in bocca, soprattutto per il risultato, è la difesa probabilmente che deve dare le risposte maggiori in termini di tenuta, o è proprio un discorso che riguarda tutta la squadra? No, io dico che tutta la squadra. La difesa nelle ultime partite ha fatto sempre bene, però per esempio se prendiamo il Siracusa, la partita del Siracusa, un episodio siamo stati poco reattivi, e abbiamo subito il gol che poi ci ha compromesso la partita, come è successo in qualche situazione anche a Caserta, dove su qualche mischia, qualche angolo, qualche cross non siamo stati reattivi e abbiamo rischiato, poi è stato bravissimo Crispino a metterci una pezza, però se prendi gol poi rischi tanto, quindi dovremo essere veramente con le antenne dritte per 97, 98, 100 minuti e lottare su ogni palla, su ogni centimetro del campo. Mister, questo Fondi ha un'età media tra le più elevate del campionato nel suo organico, ecco, può essere la gara di Gabrielloni per poter sfruttare un po', insomma, questa età avanzata, specie nel reparto difensivo del Fondi, Gabrielloni che si è messo in mostra in settimana? Io mi auguro che sia la partita del bisceglie, a prescindere dai calciatori
che potranno determinarla. Noi, avete visto nelle ultime partite, abbiamo sempre ruotato abbastanza, loro si devono far trovare pronti, anche perché, come dico sempre ai ragazzi, non sono determinanti chi gioca, chi entra dall'inizio, ma chi subentra poi nel secondo tempo, per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un tempo, e lì dobbiamo essere bravi a far sì che chi subentra determini veramente in senso positivo la partita. Mister, come ha visto in settimana Mario Dovagaric? Ma Mario rientra dalla squalifica, e lui sa quello che voglio da lui, sa che deve ritornare a incidere molto sulla squadra. Credo che è un ragazzo molto responsabile, io credo in lui tantissimo, quindi mi aspetto una grande risposta da parte sua. Una delle caratteristiche che ho notato della squadra già in ritiro era proprio questa difficoltà di avere un livello mentale di condizione, di applicazione, di gestione nelle difficoltà, che mi lasciava, tra virgolette, un po' di preoccupazione. Diciamo che, bene o male, da questo punto di vista, soprattutto in questo ultimo periodo, con le ultime 5 partite, siamo cresciuti, perché prima eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto un momento un po' di flessione, abbiamo avuto un momento brutto con 3 sconfitte consecutive, ne siamo venuti bene, e siccome ritengo che l'equilibrio è un presupposto fondamentale per portare avanti un campionato importante di linea con gli obiettivi che ogni squadra si pone, e quindi dobbiamo assolutamente continuare su questa striscia che abbiamo portato avanti di queste ultime 5 partite, e domani secondo me sarà un bel banco di prova, perché sarà una partita diversa dalle altre, proprio perché incontriamo calciatori che magari in una giocata possono determinare, e lì dobbiamo essere bravi a leggere, adattarci e trovare soluzioni per queste giocate che ci possono far male. Loro comunque sono una squadra che gioca, cerca di giocare, anche perché se riesce a innescare bene i 3 davanti è una squadra che può far male a chiunque, e l'ha dimostrato. Quindi dovremo essere intelligenti ad avere quell'equilibrio giusto nel non farci far male e riuscire a far male. Cioè, detto a parole così sembra semplice, però nel contesto di una contrapposizione, di una partita, è quello che secondo me determinerà domani il risultato.